Siamo in rappresentanza del personale del Teatro Donizetti, in particolare delle maschere, ma con noi si uniscono a noi anche la biglietteria e i tecnici del Teatro Donizetti. Siamo dipendenti di una cooperativa, la cooperativa Servizi Teatrali, che ha sede a Lodi, con la quale stiamo avendo dei problemi, nel senso che negli ultimi 2 mesi non ci hanno riconosciuto lo stipendio e non sapremo se ci verrà mai riconosciuto, perché pare che abbia dei problemi seri economici, pare che sia in fallimento, ma dobbiamo ancora approfondire la questione. E i sindacati, proprio per questo motivo, avranno un incontro con il dirigente del Teatro Donizetti, quindi anche il comune, per poter affrontare questi temi. Il tema vero è che non siamo stati avvisati se non settimana scorsa di questa situazione. Pare che appunto il teatro lo sapesse invece già dai primi mesi dell'anno. Non appena abbiamo saputo di questo, abbiamo indetto una manifestazione pacifica durante la prima della stagione pianistica, che si tiene qui a teatro ogni anno. In questa sede tutto il personale di sala ha manifestato con questo cartellino addosso e ha distribuito dei volantini in cui veniva spiegata la situazione. A fronte di questo ci troviamo qui oggi alla manifestazione del 1° maggio per farci sentire e cercare di avere un riscontro positivo anche dalla comunità. Un ulteriore tema che insomma stiamo cercando di toccare è il fatto che l'anno prossimo ci sarà la ristrutturazione del Teatro Donizetti, e con questo probabilmente quasi tutti, se non tutti, perderemo il posto di lavoro, almeno questo ci è stato ufficialmente detto. Nessuna comunicazione ci è mai stata fatta ufficialmente dal comune. Pare che domani l'assessore abbia un incontro in comune e pare che affronteranno questi temi, però sarebbe la prima volta, e anche questa informazione noi non l'abbiamo ricevuta ufficialmente. Questo è il motivo per il quale noi stiamo protestando, questo è uno dei tanti motivi per i quali stiamo protestando. Non abbiamo nessun tipo di comunicazione ufficiale e insomma la situazione è piuttosto seria.